il compito velocemente di introdurre questo momento della giornata, che è la presentazione dell'ultimo libro di Roberto Gervaso. Noi abbiamo avuto Roberto Gervaso in una lezione ammirabile qui per i ragazzi del corso di giornalismo del Liceo Vallone, e poi ci siamo presi una piccola pausa e adesso siamo qui. Lascio la parola alla professoressa Letizia che ci introdurrà l'autore. Parleremo questa sera della sua ultima fatica, che si intitola Lo stivale zoppo, una storia d'Italia irriverente dal fascismo ad oggi. Mi diceva prima che oggi sta finendo, conclude la sua tournée in giro per l'Italia per presentare questo libro edito da Mondadori. Allora, senta, io cercherò di individuare alcuni punti che secondo me sono stati, almeno dal mio punto di vista, degli aspetti di particolare rilevanza e interesse, per cui cominciamo la nostra chiacchierata inquadrando subito un aspetto. Ecco, io la prima cosa che ho notato, la copertina, ve la faccio vedere, che ha un taglio grafico minimalista, direi, ma subito la scrittura è inclinata, e questo forse proprio perché vuole dare il senso di questa zoppia dell'Italia. Io l'ho interpretata così, cioè lei ci vuole subito lanciare un messaggio dalla copertina, un messaggio un po' inquietante sinceramente, però forse alla fine anche un po' stimolante, perché per far ripartire questo paese. Comunque, ecco, vorrei partire subito dai registri di decodifica di un libro. Io, leggendolo, diciamo, mi sono concentrata all'inizio su due aspetti, poi mi dica lei se è giusta o no la lettura che io ho dato. Dunque, uno è più quello linguistico, dello stile, del suo modo di comunicare al lettore, sicuramente un modo sagace, ironico, brillante, una scrittura asciutta. E poi anche mi sono chiesta, ma questo libro in quale genere letterario lo andiamo a collocare? È un libro storico? È un romanzo storico? È un testo di narrativa? È un saggio storico? E allora, facendo tra me e me queste riflessioni, così mi sono data delle risposte, poi appunto vediamo se ci ho indovinato. Dunque, perché questo libro non è semplicemente un racconto, una carrellata di quella che è la nostra storia recente e recentissima, a partire dal 1919, cioè stiamo in Italia all'indomani della fine della Prima Guerra Mondiale, quindi i trattati che seguirono il conflitto mondiale. E il dottore immagina che Mussolini, che vive, come sappiamo, da protagonista tutti gli anni che seguono la Prima Guerra Mondiale, poi non sia morto, come tutti sappiamo, fucilato, ma che in modo assolutamente rocambolesco, inaspettato, insieme alla sua Claretta, sia stato salvato. Non andiamo adesso a svelare questi dettagli perché sennò finisce, no, il gusto della scoperta. E quindi rinasce, diciamo, sotto pentite spoglie, nelle sembianze di Porfirio, un giornalista, quindi ritorna alle sue antiche origini, alle sue antiche esperienze di giornalista, e vede l'Italia, quello che succede in Italia dal dopo il 45 fino proprio a questi ultimissimi giorni. E Porfirio quindi vede tutto questo e con una certa inquietudine, difficoltà, e anche con una punta forse di amarezza probabilmente. E allora qui mi viene la prima domanda, dottor Gervaso: perché ha scelto questa immagine di Mussolini che non muore, che appunto poi diventa Porfirio nel libro, per raccontare questo? Io ho pensato una cosa, poi ecco, non so se è giusta. Mussolini, al di là di quello che noi pensiamo, sicuramente aveva un progetto, aveva un'idea d'Italia, aveva un obiettivo, aveva un'idea anche di sviluppo di paese. L'Italia dopo il piano Marshall e dopo De Gasperi, lei lo dice chiaramente, si capisce chiaramente, è come se avesse perduto invece degli obiettivi e un progetto. E forse è proprio questo contrasto che lei voleva creare nella lettura. Lei mi attribuisce delle intenzioni che io non avevo. Anch'io sono incuriosita di questo. Sono 30 anni che volevo scrivere questo libro e non trovavo la chiave per renderlo molto palatabile, appetibile, appetitoso al pubblico. Per 30 anni ho studiato la storia del Novecento, che credo di conoscere bene, finché un bel giorno leggo sul Corriere della Sera
Montanelli gambizzato, quando Montanelli fu gambizzato dalle Brigate Rosse, nel titolo del Corriere della Sera, in nome della completezza dell'informazione, del pluralismo e di tutte queste altre balle perché erano state tradite, non si mette il nome di Montanelli. E già quello mi ha riempito di rabbia e di sdegno. Perché se Madre Teresa di Calcutta mi avesse detto di indossare il cilicio, io, adiuvante al professor Rigatti, che mi ha privato di quella gloriosa ghiandola che è la prostata, avrei detto di buon grado di sì. Ma se me l'avesse chiesto Moana Pozzi, che io ho conosciuto, ma di cui non ho mai approfittato, avrei avuto delle perplessità. Poi mi capitò nel 1996 sulla Garzantina, La Garzantina, che è un libro di consultazione scolastica molto frequente, non solo scolastica, foibe, doline carsiche. Allora sono veramente uscito di senno e ho detto: qui bisogna scrivere la storia d'Italia com'è veramente accaduta. Allora ho posto mano a questo libro che poi ho scritto in 6 mesi, senza consultare niente, perché mai avevo tutto in testa, l'unica cosa buona che mi è rimasta, e l'ho scritto su 2 piani, uno rigorosamente documentato, storico, con dei giudizi molto severi, molto irriverenti, su tutte le balle che ci hanno raccontato dal 1919, dalla conferenza di Versailles fino ad oggi. E poi un secondo piano in cui che è di realtà romanzesca, che è una rubrica, come ricorderete, sulla Domenica del Corriere, in cui faccio rapire Mussolini da un comando sansepolcrista, Giulino di Mezzegra, dove lui passò l'ultima e unica notte della sua vita insieme con Claretta Petacci, da un comando di sansepolcristi arditi della prima ora e della prima linea, che lo portano in Svizzera. Questa è la parte romanzesca, che non c'entra niente con la parte storica, rigorosamente storica ed estremamente polemica. Lo portano in Svizzera, lui che è stato, a detta anche di Pertini, che leggeva solo l'Intrepido, uno dei più grandi giornalisti del secolo, giornalista di tipo polemista. Se non avesse avuto il Pergamo, il rostro del Popolo d'Italia, probabilmente non sarebbe mai andato al potere. Lo portano in Svizzera, lui cerca lavoro, incontra in un bar il direttore, l'editore del Corriere Proletario, che a dispetto della testata era l'organo dell'alta finanza, del sinedrio, degli ignomi, dell'economia, della moneta svizzera, grande produttore di Emmental, formaggio squisito, e gli propone di collaborare, facendo dei reportage sulla storia d'Italia. Storia che conosceva bene perché l'aveva fatta in gran parte lui. Viene a Roma e diventa corrispondente da Roma e dall'Italia del Corriere Proletario. A quel punto io gli consegno la penna, ma sono sempre io che scrivo, con i miei umori, i miei malumori, i miei punti di vista, le mie passioni, le mie idee, e consegno la penna idealmente a lui, che la tiene in mano fino al 1994, quando a 101 anni convoca una conferenza stampa e dice: ormai ho una certa età, sono stanco, mi ritiro a vita privata che conduceva anche nelle case di appuntamento di cui è sempre stato un frequentatore, e mi riconsegna la penna. Ma sono sempre io che penso, sempre io che scrivo. Si ritira a vita privata e morirà nel suo letto proprio quest'anno, nel 2013, a 130 anni, fra le braccia di Adalgisa, perché lui verrà ribattezzato dai sequestratori Porfirio Oriani, e lei Adalgisa. Morirà fra le braccia di Adalgisa Claretta, dicendo, per un arresto cardiaco, dicendo:
ma chi me l'ha fatto fare? A questo punto, io ho scritto questo libro perché per sputare tutti i rospi che la retorica, prima risorgimentale, poi littoria, poi marxista, poi consociativa, mi hanno obbligato a inghiottire. Alcuni li ho sputati e altri li ho vomitati. Volevo ristabilire delle verità, delle verità. Io sono un conservatore anarchico, comunque sono un liberale, ma non liberale come questa destra, che è una specie di insalata di macedonia di frutta con troppo maraschino giudiziario, né di questa sinistra che è un'insalata russa con la maionese impazzita. Io sono un liberale alla Croce, alla Prezzolini, alla Gentile, alla Guerriero, alla Montanelli, alla Longanesi. Volevo ristabilire delle verità e raccontare la storia d'Italia sine ire studio, come avrebbe detto il mio vecchio amico Tacito, oggi purtroppo ci ha lasciato. Dicendo, esaminando la storia d'Italia, Mussolini andò al potere nel 1922 con 35 deputati, in un'Italia come quella di oggi, in cui cuncta fessa, come avrebbe detto Tacito, tutto era pezzi, e tomnia venalia, come avrebbe detto Sallustio, tutto è in vendita. Da una parte c'erano le squadracce nere con l'olio di ricino, che è un ottimo lassativo, e con i manganelli, e dall'altra parte, il resto ne possiede anche uno mia moglie senza essere fascista, e dall'altra parte le squadracce rosse, armate anch'esse non certo di ceri, di ceri santi, ma armate anche loro di armi improprie, che volevano instaurare in Italia i soviet, secondo la lezione di quel genio che è stato comunque, lo si giudichi, Lenin. I poteri forti, fra i due mali, scelsero quello che ritenevano fosse il male minore, e re Sciabolezza diede a Mussolini nominò Mussolini presidente del Consiglio. Nel 1900, e lui imbarcò un po' tutti, fece un governo di larghe intese, come si direbbe oggi, fra cui Gronchi, che era un popolare emergente. Nel 1924 ci fu il delitto Matteotti. Io non so se lui sia stato il mandante o non sia stato il mandante, so soltanto che i duri e i puri del partito fascista andarono da lui e gli dissero: se qui continui a nicchiare, noi ti destituiamo. Lui andò alle camere, si assunse la responsabilità di quello che era accaduto e instaurò le leggi fascistissime, instaurò la dittatura, che è sempre esecrabile, soprattutto per un intellettuale, per uno scrittore, per un giornalista. Ma in quel momento l'Italia c'era, negli anni 22-23 dopo la fine della prima guerra mondiale, c'era un tale caos, bandamenti, scioperi, attentati, c'era di tutto. Ci voleva qualcuno che mettesse ordine. Lui ne ha messo troppo di ordine, ma ci voleva qualcuno che mettesse ordine, come oggi in Italia ci vuole qualcuno che metta ordine, rosso, bianco, giallo, verde, blu, arancione, turchese, non ha importanza. Questo è un paese che sta in piedi perché non sa da che parte cadere. Questo è un paese che ha avuto, dove sono nati Michelangelo, Raffaello, Leonardo, Machiavelli, Guicciardini, Cellini, Manzoni e tanti altri protagonisti dell'arte e della letteratura, e Galileo e della scienza. Ma sono anche nati Pantalone, Arlecchino, Pulcinella, Balanzone, Bertoldo, Bertoldino, Cagasenno, Pinocchio, Maramaldo, Cagliostro, il comandante Schettino e la signorina Minetti, la nostra Maria Goretti. Ora, questo è un paese che non ha
lo Stato in Italia l'hanno voluto 20.000 italiani guidati e ispirati da Cavour, grande diplomatico, grande politico e grande putanino. Sulla testa di tutto il resto della popolazione all'80% analfabeta. Quindi che non voleva lasciare i Borbone, che non voleva lasciare il Granduca di Toscana. È nata l'Italia nell'unico modo in cui poteva nascere, ma ciò non toglie che sia nata non male, ma malissimo. Tutta la retorica sul risorgimento che hanno fatto è una retorica, io capisco che forse era necessario per creare il concetto di patria, ma se si è creato il concetto di patria non si è creato uno Stato. La Francia, l'Inghilterra, la Spagna nel 1400 avevano uno Stato. L'Italia non aveva uno Stato, ma aveva un antistato che era la Chiesa temporale, mondana, politica, politicante e costantiniana. E questo Stato in Italia non c'è ancora. Poi abbiamo avuto, come dicevo, la retorica, questa melassa di patriottismo, credere, obbedire, combattere, il Duce ha sempre ragione, tutte queste cose. Però, detto questo, bisogna anche dire, perché la storia non deve essere mai partigiana, che Mussolini ha bonificato le paludi pontine, ha creato l'opera nazionale maternità e infanzia, l'opera Balilla, i treni popolari, le case popolari, le colonie, l'IRI, l'IMI, la riforma Gentile, la riforma Rocco, l'Accademia d'Italia, la Treccani e i Littoriali. Poi ha incontrato, poi si è voluto fare la guerra d'Etiopia, che è stato il primo disgraziato, funesto errore di Mussolini, che si è sentito un condottiero quale non era, si è sentito un Napoleone, un Giulio Cesare, un Annibale, un Alessandro Magno, e lì ha perso la testa. E dato che tutte le grandi potenze democratiche europee erano contro questa guerra, lui ebbe solo il sostegno di Hitler, che nel 1937 lo invitò in Germania, e a Campo di Maggio Mussolini vide 1 milione di tedeschi a sfilare a Passo dell'Oca in una scenografia wagneriana, e lì pensò che Hitler sarebbe stato imbattibile, che conveniva allearsi con questo criminale pazzo, però a suo modo geniale, un criminale di grande genio, come è stato Stalin, intendiamoci bene, ma Hitler di più. L'anno dopo Hitler viene in Italia e si fa un banchetto in suo onore al Quirinale. Alla fine di questo banchetto Hitler, definito nel 1934 da Mussolini un depravato sessuale, chiede alla fine del banchetto una donna. E a quell'ora era difficile trovare donne, ma Mussolini, che conosceva tutti i casini di Roma, consigliò alla polizia, diede degli indirizzi, probabilmente alla polizia segreta, che portarono lì non Madre Teresa di Calcutta, ma gli portarono lì una bella e procace inquilina di una delle tante case d'appuntamento che Mussolini ha sempre frequentato. Come le ha sempre frequentate Montanelli, le ha sempre frequentate Buzzati, che frequentava solo case d'appuntamento, Maccari, Longanesi, tutti i grandi hanno frequentato le case d'appuntamento. E io, da bambino, sperando di diventare grande, da ragazzo, sperando di frequentare, le ho frequentate anch'io. E devo dire che la grande conversazione è nata lì. La chiusura delle case d'appuntamento ha impedito lo sviluppo della conversazione italiana. Una tesi un po' eccentrica. Comunque, Hitler chiede una donna. Gli viene portata questo squillo. Lui si fa accompagnare in camera da letto e cosa fa?
chieda a lei di rimboccargli le coperte e di mettergli 3 cuscini e poi la conceda. Io nel libro dico che finì sulle braccia di Mussolini, il che non è escluso. Poi le leggi razziali che sono state un abominio, la guerra è una come dire, un'iniziativa scellerata, sciagurata e suicida. L'Italia nel 1945 si trova in brache di tela, con le spalle al muro, con l'acqua alla gola, in ginocchio, con gli occhi intrisi di lacrime. Cosa fa? Si alza, fatica, si rimbocca le maniche e dà vita a quello che passerà nella storia come il miracolo economico, che ci varrà nel 1960 l'Oscar della lira, il pareggio di bilancio. Questo grazie ai governi di De Gasperi, di Einaudi e anche alla grande sapienza politica di Togliatti, che sarà stato anche un leader con le mani un po' sporche di sangue, ma che aveva il senso dello Stato quando votò l'articolo 7 della Costituzione, cioè i patti lateranensi, perché aveva capito che contro la Chiesa non un partito, sia pure fortissimo come era quello comunista, non si poteva mettere. E poi votò l'amnistia, che mise in libertà tanti criminali rossi e anche tanti poveri cristi che erano diventati fascisti per poter lavorare. Aveva capito che l'Italia aveva bisogno di una pacificazione, e quando nel 48 fu ferito da Pallante e rischiò la vita, disse, prima di perdere i sensi, disse: non fate sciocchezze, fermi tutti, perché lui aveva capito, sapeva benissimo che l'Italia dopo la spartizione di Yalta era stata assegnata agli Stati Uniti. Così come gli Stati Uniti avevano capito benissimo che i paesi dell'Est erano stati assegnati all'Unione Sovietica, e in Ungheria, quando scoppiò la rivolta d'Ungheria, sbraitarono ma non mossero un dito. E Napolitano plaudì alla repressione. Quindi diciamo tutte le cose come stanno. Mussolini si racconta queste cose, che però naturalmente sono scritte da me. Poi Einaudi ha salvato la lira, De Gasperi ha agganciato ancora di più con molta dignità l'Italia agli Stati Uniti. È cominciata la guerra fredda, che comunque ha evitato tante guerre, ha evitato una guerra calda. Poi, come sapete, De Gasperi muore dopo essere stato trattato nel peggiore dei modi dai suoi seguaci, che tanto gli dovevano. Il suo posto lo prese il motorino del secolo, noto anche come Fanfani, che comunque era un uomo di grandi capacità politiche, ma che non era laico. E le democrazie senza il laicismo non esistono, perché le democrazie ideologiche diventano dittature, le democrazie dogmatiche diventano teocrazie, quindi ancora peggio. Nel 62 si arriva al centro-sinistra, che in sé era un'idea sacrosanta: mettere insieme i cattolici con i socialisti. Però i socialisti non erano socialdemocratici come i tedeschi dopo Bad Godesberg, dove rifiutarono ogni legame, ripudiarono il comunismo, restarono così né carne né pesce, un po' riformisti, un po' massimalisti, e venne ordinato al pasticcere di fare una torta ancora più grande, perché i socialisti avevano voluto le regioni, che vanno abolite, perché non sono più delle greppie, sono dei trogoli. E poi la nazionalizzazione dell'energia elettrica, la prima mossa che i vertici fecero
fu quella di aumentarsi di 100 miliardi di allora del 62-63 i propri emolumenti. E lì cominciò lo sconquasso dell'Italia, lì cominciò il debito pubblico, i democristiani passarono dalle forchette ai forchettoni, i socialisti, quei socialisti che non avevano mai usato le posate, si misero a mangiare con le mani, qualcuno anche coi piedi. Quindi è cominciato questo centro-sinistra sacrosanto in sé e subito degenerato. E così arriviamo al 68, la peggiore iattura che si sia abbattuta sull'Italia dai tempi di Romolo Augusto. In sé aveva dei moventi, in alcuni, quelli che ci credevano, aveva dei moventi ideali di riformare la società, e invece che cosa ha fatto? L'ha vieppiù clericalizzata invece di secolarizzarla. Ha irriso il merito, ha irriso i valori, ha smantellato le gerarchie fondate sul merito e sui valori. Si è arrivati al 18 politico per tutti, che è stata una delle peggiori disgrazie che si sia abbattuta sull'Italia, perché l'uguaglianza non esiste. L'uguaglianza, come disse un socialista illuminato che era Jules Renard, è solo l'utopia dell'invidia. Io posso invidiare i quattrini di Bill Gates, ma non vorrei mai cambiare la mia identità, la mia personalità, la mia individualità con quella di Bill Gates. E con questa storia dell'uguaglianza, con questo mito dell'uguaglianza, le raccomandazioni hanno preso il posto del merito, e tutto questo ha portato la salutazione del merito. Quindi non vai avanti perché sei bravo, ma vai avanti perché siamo tutti uguali, dobbiamo tutti essere pari, tutti avere le stesse occasioni di successo nella vita, ma non siamo uguali. E su questa grande balla, su questa colossale ipocrisia, si è accumulato con tutte quelle, ricordate, le pensioni baby, uno andava in pensione prima ancora, un insegnante andava in pensione prima ancora di laurearsi, con le liquidazioni d'oro, uno aveva fatto fallire un'azienda di Stato, veniva liquidato con decine di miliardi di allora. Quindi lì è cominciato lo sconquasso, è cominciata, poi si è passati al consociativismo, i socialisti, i democristiani, i repubblicani, i socialdemocratici, liberali, che mangiavano questa torta, però una bella fetta era stata tagliata ed era stata data in pasto ai comunisti che mangiavano nelle retrobottega. Quindi il 68 in Italia dura ancora. Tutti furbi, tutti questi cocchi di mamma, i figli di papà, ne hanno approfittato per poi farne un trampolino di lancio per le loro carriere, e sono diventati dei veri e propri fascisti, spocchiosi, pieni di albagia, che sono diventati direttori di giornali, di telegiornali, hanno ripudiato tutto quel mondo che avevano finto di ammirare e di seguire. Poi andiamo avanti, Craxi con tutti, perché è stato un grande leader, un buon governante e un pessimo statista, perché e che ha pagato Sigonella. Ha pagato Sigonella come l'ha pagata Andreotti. C'era ancora il muro di Berlino e non gliel'hanno fatta pagare subito gli americani, perché mentre il re, ed eravamo legati al patto atlantico, se no esci da un patto e fai quello che ti pare, ma finché esci e fai parte di un patto, e soprattutto c'è un patto ancora più importante come quello di Yalta, tu devi stare alle regole. Lui ha voluto fare il furbo, e mentre Reagan bombardava Gheddafi, che era il finanziatore del grande terrorismo internazionale, Craxi e Andreotti lasciavano fuggire Abu Abbas, che aveva sequestrato
ordinato il sequestro dell'Achille Lauro e buttato in mare un paralitico ebreo e americano. Questo montò su tutte le furie Reagan. E quando cadde il muro di Berlino, gli americani presero Buscetta e servirono Andreotti, presero Di Pietro e servirono Craxi, perché pacta sunt servanda. C'è la ragione di Stato, che è una ragione lurida, sporca, ma che però va rispettata in politica. Quella ragione di Stato che ha obbligato quel grandissimo leader cinese che è stato Deng Xiaoping ordinò ai carri armati di sparare sugli studenti, perché se non avesse ordinato di sparare sugli studenti sarebbe esplosa la Cina e sarebbe scoppiata la rivoluzione in Cina, che avrebbe provocato milioni di morti. Questa è la ragione di Stato terribile. Io non vorrei mai essere uno statista, però è così, è questa la ragione di Stato. Il muro di Berlino ha cambiato il mondo. Il muro di Berlino, l'11 settembre, l'ascesa della Cina e la rivoluzione digitale e l'Islam, la politica di conversione e di terrorismo dell'Islam hanno cambiato il mondo, e l'ascesa della Cina ha cambiato il mondo. Ora il mondo è un altro. Nel 94, ripeto, tornando indietro, Mussolini, Porfirio Oriani fece una conferenza stampa e disse: lascio la politica, vi lascio due figli adottivi che sono Berlusconi e Craxi. Craxi era in esilio a Damamet e Berlusconi entrò costretto dalle banche che volevano che restituisse, che aveva 4.000 miliardi di debiti, come li avevano tutti. Lui si era appoggiato a Craxi, come De Benedetti si era appoggiato ai sindacati, al Partito Comunista, e come Agnelli si era appoggiato a tutti, perché queste erano le regole perverse di una falsa democrazia, di cui ora paghiamo il prezzo. Berlusconi scese nell'arengo politico senza essere un politico. Io parlo di un amico che è amico da 40 anni. Lui ha sempre amato il potere, mai la politica. Ha fatto la politica con le stesse tecniche, con lo stesso slogan, con la stessa abilità, con la stessa intelligenza, con la stessa passione, con la stessa fantasia dell'imprenditoria. È stato un genio come imprenditore, un ottimo amico, un grande cantante di canzoni francesi, e lui è stato il grande interprete delle canzoni di Charles Trenet, La Mer, Douce France, Crestetil de nos amours, Je t'emmène en montant, Le Voir Paris. E un giorno ebbe il coraggio di dirmi: sai, sono stato il grande maestro di Trenet, che quando nel 32 compose La Mer, Berlusconi non era ancora nato. Poi non è mai stato un governante, perché non amava e non ama la macchina politica. Definì la politica un teatrino, ha trasformato la politica spettacolo, come in America, in politica avanspettacolo. Non è mai stato uno statista, perché quando io gli dicevo: ma tu non sei uno statista, lui replicava: io non ho il senso dello Stato, ma ho il senso della gente. Allora dirigi la standa, ma non dirigi il governo, non confondi il consiglio d'amministrazione della Fininvest col consiglio dei ministri. Comunque è riuscito a creare un partito e ha sempre recitato bene la sua parte. Oggi la recita un po' meno bene, ma ha sempre recitato bene la sua parte. Berlusconi, che io conosco molto bene, è stato con Fellini il più grande bugiardo che io ho conosciuto.
quando Montanelli nel 77 fu gambizzato dalle Brigate Rosse, sono tutte cose che io scrivo nel mio libro, Berlusconi gli telefonò, non lo conosceva, cioè non lo conosceva, non si conoscevano. Montanelli sapeva benissimo chi era Berlusconi, che era un imprenditore emergente, rampante e molto molto in gamba, e dice: direttore, io sento il bisogno di venirle esprimere tutta la mia solidarietà per questo attentato vergognoso che lei ha subito. E Montanelli dice: vabbè, bene. Montanelli ha ricoverato la Madonnina a Milano e arrivò Berlusconi, che allora aveva le basette e i baffi, portava i pantaloni a zampa d'elefante, come li portavamo tutti, e gli stivaletti col tacco un po' rialzato. Andò da Montanelli, prese una sedia, si avvicinò al capezzale di Montanelli, gli prese le mani e scoppiò in lacrime. Quando io chiesi a Montanelli una sera a cena con mia moglie, dico: ma era veramente commosso? No, credeva sinceramente di essere commosso, e in quel momento le sue lacrime erano sincere, erano per le sue lacrime. Poi se n'è andato, al punto che Montanelli a un certo punto ho dovuto io prendergli le mani fra le mani per consolarlo. Però è comunque è uno dei protagonisti, è stato uno dei protagonisti della politica italiana nel dopoguerra, con tutti i suoi errori, le sue fregnacce, che fra l'altro oggi non ho potuto mangiare perché non è, in questo magnifico ristorante oggi non le hanno fatte, il cuoco non le ha fatte, io non glielo perdonerò mai. Però ha fatto anche grandi cose nell'imprenditoria, è stato assolutamente, come dicevo prima, un genio, un amico generoso, simpatico, straordinario. Poi il partito si è spaccato, a lui è rimasta la quota più cospicua del partito, dove c'è una specie, sta fra la Thatcher e la testimonial di Whitton, che risponde al nome di Daniela Santanchè. Poi c'era Alfano, che sembra il PR di un'agenzia di pompe funebri, o se preferite il testimonial della Clorodon, con quei bei dentoni. Poi altri personaggi minori, perché lui è sempre stato il protagonista. Dall'altra parte chi c'è? L'insalata russa con troppa maionese impazzita. C'è D'Alema, uomo c'era. D'Alema, di uomo di grandissime intuizioni, tutte sbagliate. Veltroni, un perdente di successo, che ha la casa tappezzata di fotografie di Che Guevara e di Kennedy, e nessuno gli ha ancora detto che erano due uomini che si detestavano, e che promette sempre, ogni tanto io lo sollecito offrendomi anche di pagargli il viaggio, di andare in Africa. Comunque io spero che lui torni presto alla politica, perché quando Veltroni non fa politica scrive romanzi, e io preferisco vederlo in politica che con la penna in mano. Poi chi c'è? Rosi Bindi, che è la balia asciutta di Sinalunga. Poi chi? Bersani, che il Bismarck di quella metropoli del Piacentino che si chiama Beccola, abbonato a Frate Indovino, mentre Churchill nel 40
dopo la rotta di Dunkerque, quando l'Inghilterra era minacciata dall'invasione nazista, lui andò alla radio e disse: vi prometto fatica, lacrime, sudore e sangue, Bersani nell'ultima campagna elettorale giustamente perduta disse: italiani, non siamo qui per pettinare le bambole, né e smacchieremo il giaguaro. E poi, dulcis in fundo, quel puffo al plasmon che Renzi, non un rottamatore ma un illusionista che vende fumo in Technicolor, che recita una parte che non è la sua, osservatolo attentamente, è tutto studiato, qualcuno gli ha scritto il copione, ma ogni tanto ha delle amnesie e recita meccanicamente poi questo copione. Sempre con dei jeans sempre più stretti. Io non lo so se lo fa apposta, o seppure se non ha tempo di cambiare questo jeans. Con quella che, anche sotto la neve, con la camicia bianca e con le maniche rimboccate, perché Renzi, sappiate, è la scimmia di Obama, che a sua volta è la caricatura di se stesso. Io non so cosa farà Renzi, che ogni mattina convoca incontri alle 7:30, so soltanto che è un vecchio giovane democristiano che da 25 anni fa politica, che prima è stato presidente dei giovani democristiani della Toscana, poi presidente della regione, e oggi crede di essere Metternich, Tajani, io non lo so, che dice: vogliamo le riforme. Chi è che non vuole le riforme? Non vogliamo pagare troppe tasse. E chi è che dice che vogliamo pagare troppe tasse? I giovani devono lavorare, trovare un lavoro. E tutte cose che dice anche Grillo, che dicono tutti. Io non so come andrà a finire questo paese. Io credo che il destino di questo paese, le sorti di questo paese siano due. O diventiamo... anzi tre, una repubblica sudamericana senza banane e senza manghi, o saremo commissariati e diventeremo una colonia dello straniero. Anche il torrone Pernigotti è passato allo straniero, ai turchi, e gli arabi sono, pare che vogliono anche acquistare sono in tutte le banche, si parla anche di acquistare il Milan, l'Inter in mano a un indonesiano, la Roma in mano agli americani attraverso la banca Intesa, i jolly sono diventati hoteles spagnoli, gli alberghi Ciga sono diventati Westin, l'Italia diventerà francese o araba, la Telecom diventerà spagnola, l'alimentare, Lactalì, Auchan e Carrefour sono diventati francesi, la moda Pinot e Arnaud, ormai la moda italiana è quasi tutta in mano ai francesi, e io stesso sono in mano di mia moglie, che pare mi dà. Ora, io ripeto, credo che l'Italia stia in piedi, perché non sa da che parte cadere, ma che prima o poi cadrà, perché non si può tirare troppo la corda. Se voi avete una Ferrari non potete andare a 400 km all'ora da Sondrio a Villa San Giovanni. Se avete un palloncino non lo potete gonfiare all'infinito. Quindi qualcosa succederà,
che Dio ce la mandi buona, come disse quel parroco in attesa della nuova perpetua. Poi c'è Grillo. Grillo recita una parte, anche lui di protesta, una specie di San Culotto, di Masaniello, di Cola di Rienzo, il quale dice anche lui delle cose sacrosante che tutti condividiamo, ma non spiega come, perché il cuoco lì del ristorante dove siamo andati oggi mi può spiegare come si fanno i pizzicotti, ma poi dice adesso falli tu e io non li so fare. Quindi è un conto criticare e giudicare una situazione, un conto fare una diagnosi, però ci vuole anche poi l'intervento chirurgico. Io non so chi entrerà in questo, è un paese che ha la peritonite, non ha più l'appendicite, non si può più curare con ciproxin o con gli antibiotici o con gli altri antibiotici, deve andare in sala operatoria. Bisognerà vedere chi sarà il chirurgo, di che colore avrà il camice e come impugnerà il busto. Questa è una classe politica di vecchi marpioni riciclati, di vecchi tromboni sfiatati, di fighetti in parrucchino, blazer, vigogna, Rolex e Tons, ai quali io dedico questo aureo epitaffio. Qui giace il politico tal dei tali, fece più male che bene, ma il bene lo fece male e il male lo fece bene. Grazie. Chiaramente grazie di questa analisi così piccante. Senta, chiaramente tutte queste cose le troviamo qui. Ci sono due o tre piccoli passaggi che però vorrei, se non le dispiace, riprendere, perché leggendo mi hanno colpito in modo particolare alcune espressioni. Partiamo dai nostri grandi maestri, Machiavelli e Guicciardini. Lei dice che l'Italia, purtroppo, e questo probabilmente è la causa di questa zoppia, è più figlia di Guicciardini che di Machiavelli, vero? Questa è una delle parti iniziali su cui poi le torna più volte, tant'è che più avanti nel libro lei dice che l'Italia conferma l'ancestrale vocazione al servaggio. Dopo la caduta dell'impero romano, no? Si apre questa storia da cui praticamente non ci siamo più ripresi e che in cui forse solo qualche momento, qualche sprazzo più positivo poi possiamo trovare, però una nota positiva la voglio cogliere. Lei dice che l'Italia, gli italiani hanno dato il meglio di loro nei momenti peggiori. Forse è questo il momento di dare il nostro meglio? Vuol dire che non è ancora il momento peggiore. Ah, ecco. Comunque questo è un paese che dalla caduta dell'impero romano non ha mai finito una guerra con lo stesso alleato. Nel vincitore scopriva il liberatore, è il più, la persona così più educata si buttava tra le sue braccia e la più sfrontata si buttava ai suoi piedi. Questa è l'Italia, perché questi sono gli italiani, più guicciardiniani, che pensano al loro particolare, che machiavellici, che aveva un'idea dello Stato, però l'aveva con molto anticipo. In politica non bisogna essere strabici, ma non bisogna neanche essere troppo presbiti né troppo miopi. Ora, io amo l'Italia più a morsi che a baci, più a graffi che a carezze, non lascerei mai l'Italia e soprattutto non lascerei mai Rieti, dove non ho avuto la fortuna di nascere, ma dove avrò alla pasticceria Napoleone la fortuna di morire. Perché prima abbiamo gustato un cioccolato col dottor Gervaso. Senta, un'ultima cosa, in questa carrellata una parolina su Andreotti a cui lei non risparmia paroline, appunto. Andreotti, io devo veramente, era il mio fornitore ufficiale di supposte, perché sia lui che io soffrivamo di mal di testa. Quando scoprimmo che queste supposte non servivano a niente, lui scoprì una bellissima
massaggiatrice cinese, che io non so cosa abbia fatto lui, io so soltanto che dopo due sedute che mi costarono 400.000 lire di allora, 200 e 200, io mi sono tenuto il mal di testa perché non potevo permettermi, anche perché questa era molto professionale. Mai la massaggiatrice deve essere professionale. Deve essere professionale, ma deve essere anche amica. Comunque io mi sono tenuto il mal di testa che la cioccolata propizia, quindi la mia prossima cefalea la metterò nel conto dei miei ospiti relativi. Ho visto che la questione, che secondo me è veramente scandalosa, è veramente, e da là credo che derivino buona parte dei guai italiani, che è Via Rasella. Via Rasella, secondo me, è stata una vergogna italiana, ma non il fatto che poi c'è stata, come dice lei, la mattanza, che grosso modo si sapeva, non era giustificata, non, moralmente inaccettabile, ma si sapeva che ci sarebbe stata. C'erano le leggi di guerra. Perfetto. Ma la vergogna, che poi se ne è approfittata tutta la sinistra con questa famosa resistenza di Bentivegna, che hanno poi anche fatto senatore, medaglia d'oro, eccetera. E beh, ma questa è una vergogna enorme, e io non sono una vergogna enorme, per me è pacifico, ma non è tanto pacifico che sia la sinistra, vabbè, faceva il suo gioco, ma anche la destra. È sempre stata un po' sempre sottaciuto questa dall'altra parte, poi chiamiamola dall'altra parte. Dica. In Italia c'è stato Bentivegna, ma c'è stato anche Salvo D'Acquisto. Sì, perfetto. No, sono d'accordo, ma infatti anch'io come lei sono con tutte queste cose. E l'altra cosa invece gravissima, che non so se lei la, ma mi piacerebbe di averlo, è che io sono un 68, nel senso che nel 68 stavo a Roma a fare l'università, io sono sempre stato un libertario in realtà. E anche un libertino, io vedo un letto, ma è da là che iniziarono, e io mi stupì in maniera, ma come fa del giudice della magistratura a costituirsi incorrente? È una cosa abominevole. Il giudice, quando giudica, ma dico una cosa ovvia, deve giudicare e deve essere super partes per definizione, punto. Tu questa cosa ce la siamo tirata, e io credo che la politica, per vigliaccheria, per la pusillanimità, l'incapacità e il timore del ricatto, sì, ha fatto l'Italia questa. In Italia è rimasta solo una cosa seria. E per concludere, sì. L'adulterio. Sono d'accordo con te. Di cui la prima causa è il matrimonio.